e l'assessore alla cultura Salvatore Mazziotti, che inviterei qui e a cui lascio la parola. Prego, assessore. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere come sempre così numerosi. C'è tutta la cultura italiana qui rappresentata oggi. L'artista Romano Soscia, Orazio La Rocca, la professoressa De Luca e altri illustri intellettuali di questo paese. Io sono profondamente addolorato perché in un mese abbiamo registrato purtroppo la scomparsa di due ragazze, di due angeli. Rosanna Dessi pochi giorni fa e Chiara Saccoccio. Io quest'oggi vorrei dedicare questa importante giornata sotto il segno della cultura a una ragazza che ho visto crescere che è Chiara Saccoccio. E una ragazza straordinaria perché è inconfondibile il suo sorriso, una ragazza sempre bella nel suo essere luminosa. E perché questa giornata della cultura dedicata a Chiara? Dedicata a Chiara perché Chiara fino all'ultimo momento ha dato dignità a quello che è lo studio, il sacrificio dello studio, così come ha dato dignità alla sofferenza, al dolore e fino all'ultimo, per usare un'espressione nicciana, ha detto sì alla vita. Una vita innocente anche se dolorosa e ha inteso questa vita come lotta, come accettazione del dolore, testimoniando il più alto senso della cultura, della dignità dello studio, e con l'assessore Mario Di Mattia, con Simone Di Mascolo e con altri membri della nostra amministrazione dedicheremo uno spazio culturale a questo angelo che è salito in paradiso, perché vogliamo che l'esempio, la testimonianza sia un appello a tutti i ragazzi che forse non riescono a studiare, che forse non hanno voglia di studiare, che forse ancora non hanno capito perché è giovanissimo l'importanza dello studio, che è stato un esempio e lascia un'eredità incommensurabile, l'eredità dello studio, del senso del dovere e soprattutto della vita, la vita intesa come accettazione del dolore, ma come intensità vissuta in ogni momento. E io vorrei ringraziare la famiglia che è qui e vorrei lasciare un po' di spazio alla mamma, alla Natalia Del Bove, che è una mia carissima amica e a cui tengo tantissimo. Sicuramente non è facile parlare di me in questo momento, però voglio onorare proprio la memoria di Chiara. Che è stata, non perché mia figlia è una ragazza straordinaria, una figlia straordinaria, più meritevole forse di me e di tanti altri, di un'esistenza sicuramente migliore di quella che il destino comunque le ha riservato. Io non so se sfortunatamente o fortunatamente, non credo, non sono credente, e quindi l'ho sempre, e la voglio immaginare in quello che con lei condividevamo. Sempre, spesso, la voglio immaginare in questo logos universale, in questo pneuma, come dicevano i greci, questo soffio unico che prima o poi ci ricongiungerà in questo eterno ritorno ciclico dove ogni gesto, ogni azione è, come dire, avrà avuto un significato superiore rispetto alle nostre menti, al nostro intelletto. La voglio onorare così, senza cercando di non lacrimare, perché lei odiava che io piangessi per qualsiasi cosa, per qualsiasi emozione. Diceva sempre, mamma, non piangere, fuori non venire, e poi mi rimproverava sempre di non essere brava nelle conferenze davanti al pubblico, perché in me poi l'emotività prende sempre il sopravvento. La vorrei ricordare perché sono sicura che lei adesso sarebbe stata contenta di questo momento, perché ha preservato e ha voluto fino in fondo preservare la nostra eternità e soprattutto lasciarci questo grande esempio di dignità. Di grande dignità. E condividevamo la passione per la filosofia e soprattutto per Seneca e per il suo Vindicat tibi. Sarebbe stato il suo tatuaggio, perché lei di avversari ne ha viste tantissime nella vita e mi diceva sempre: scusate, non voglio annoiarvi, però vorrei presentarvi di più, insomma, di questo veramente, di questo ente eccezionale, supremo.
della Seneca, superiore proprio nelle sue azioni quotidiane, semplici e dignitose. E come dicevo, perché mi ha veramente vissuto tante, il destino le ha messo davanti tante prove difficilissime e diceva: supererò anche questa e andremo insieme a farci questo tatuaggio, vindicati di me, rivendica sempre te stesso, era il suo motto. E lei rivendicava se stessa ogni volta. Ogni qualvolta tornavamo con gli analisi che non andavano purtroppo bene negli ultimi 3 anni. E io volevo consolarle, anche il papà e soprattutto la sorella. Lei si chiudeva in camera e si metteva sui libri. E la sua amata giurisprudenza, la sua passione per il diritto. Per lei il diritto era qualcosa che nella storia ne studiava anche e nel futuro suo, perché si vedeva magistrato e aveva scelto comunque l'Università Federico II perché praticamente aveva letto che su 100 magistrati in Italia 70 escono dalla Federico II e quindi aveva scelto con entusiasmo questa università, che ovviamente l'ha accolta nel migliore dei modi perché lei sapeva farsi amare da tutti. E numerosi ancora arrivano i messaggi dall'università, dagli studenti, dalla segreteria, da tutti, e brillantemente, con borse di studio, e ha affrontato terapie e anche post terapie sempre con il libro in mano, sempre il suo amatissimo libro. E Mario, che l'ha stretta con sé fino all'ultimo respiro, gli diceva: ma cosa è su questo libro? E invece lei lo teneva sempre sulle gambe fino all'ultimo, era sempre la sua ancora di salvezza, il suo spiraglio, la sua speranza, convinta che il diritto potesse liberare tutti, forse anche la sua paura di morire, perché all'ultimo l'ha avvertito ovviamente, anche se abbiamo fatto noi familiari del tutto per non accorgere di questo, mentendole, e forse è una cosa che mi porta a vita, averle mentito, dire che tutto sarebbe passato, che Mario mi chiedeva di fare un antidolorifico diverso perché quello che somministravano era troppo forte e sentiva che le forze le stavano andando via. Io dicevo: sì, si chiamava subito Mario, era uno più leggero. Invece purtroppo così non è andato, ovviamente noi sappiamo tutti che si stava addormentando per sempre. E niente, questo volevo significare, questo volevo, mi fa piacere che questa stanza sia dedicata a lei. Sinceramente lei forse il carattere che aveva non avrebbe gradito questo clamore, però io penso che se lo meriti tutto, perché vorrei che lasciasse questa eredità a chi andrà magari a studiare in quest'aula: la dignità della vita, l'importanza di afferrare ogni singolo momento della vita e di dare, oltre a riempire di significato la vita ogni secondo e non sprecarla, di dare la sua grande forza, quello che gli storici affermano, dare l'assenso al suo destino. Lei questo ha fatto fino all'ultimo, l'assenso, fino a che tutti l'abbiamo abbracciata, ha detto sì al suo destino con grande forza, senza lacrimare mai. Mi piacerebbe, e lo dico a voi, mio, del papà, della sorella, tutti gli amici che sono stretti intorno, che ho sentito, e ringrazio tutti perché ho sentito tutti vicino, tutti indistintamente, ringrazio l'amministrazione, tutti per quello che hanno fatto. Pare veramente che questa morte così innocente, e così veramente questo dolore così disumano, che Mario lo sa, neanche la morfina è riuscita a lenire, non fosse in vano questo sacrificio, che rimanesse un ricordo di questa dignità della vita fino all'ultimo secondo. Mi piacerebbe che i ragazzi studiassero in quest'aula ricordando questo onore e quest'etica del dovere fino all'ultimo. E ricordo anche, vorrei ricordare così, la protezione, ecco, concludo con questo. Fino all'ultimo voleva, si preoccupava per il nonno, diceva sempre: non dire al nonno che sto così, non far venire nonno, non far venire Andrea, il suo amatissimo fidanzato. Io e papà insistevamo: ma Chiara, ma Andrea mi vuole, non voleva che Andrea si ricordasse di lei nella sua bellezza esteriore e interiore, non ridotta così dalla malattia. Ed è per questo motivo che, come ovviamente è stato l'ultimo respiro, abbiamo deciso di subito di chiuderla, evitando quello, insomma, quel saluto. Forse qualcuno si è dispiaciuto anche di questo gesto, ma abbiamo voluto rispettare la sua scelta di essere ricordato col suo sorriso luminoso. E l'ultimo ricordo, ecco, adesso vi lascio, già mi sto parlando troppo perché sono così,
Me l'ha fatto il regalo, l'ultimo regalo me l'ha fatto ieri mattina quando Mimmo, il mio carissimo amico, mi ha detto che a Natale, noi pensavamo insomma che lei comunque non pensasse mai al peggio, invece durante una pausa pubblicitaria del film è andata vicino a Mimmo e gli ha detto: Mimmo, mi vuoi fare un favore? Mimmo ha pensato alla Coca-Cola, alla patatina, qualcosa del genere. Lei forse sentiva già qualcosa, ha detto: stai vicino a mamma, stai vicino a mamma. Sono stati sull'ultimo, ancora fino all'ultimo, proteggere gli altri. Grazie a tutti. Noi abbiamo pensato alla della biblioteca, Donatella, perché la biblioteca è il luogo della cultura del libro, quindi è giusto ricordarla in uno spazio che l'ha caratterizzata fino all'ultimo momento. E ci stringiamo come amministrazione anche alla dottoressa della famiglia Dessi, un'altra ragazza che è venuta meno, quindi è importante che noi facciamo un applauso anche a questa famiglia.